rispondiamo al quesito numero 6 del questionario della simulazione seconda prova del 29 aprile 2016 il quesito chiede di determinare la soluzione particolare dell'equazione differenziale y'-x uguale xy verificando la condizione iniziale, quindi il problema di Cauchy, che la funzione del punto 0 vale 2 Possiamo dare che è un'equazione differenziale del primo ordine e la possiamo scrivere in questo modo portando x al secondo membro e raccogliendo x a fattore comune. È un'equazione differenziale a variabili separabili. Quindi al posto di y un primo sostituisco di y su di x e a questo punto scriverò in forma equivalente questa eh, relazione eh, ponendo a denominatore 1 su y più 1, cioè dividendo ambo i membri per y più 1 e moltiplicando naturalmente, ehm, naturalmente ambo i membri per dx in questo modo avrò due integrali indefiniti al primo e al secondo membro nella variabile y al primo membro e x al secondo membro risolvo il primo integrale, il, la cui eh, diciamo, primitiva è logaritmo di y più 1 il secondo integrale di x quadro mezzi più c a questo punto l'altro passaggio è questo modulo di y più 1 uguale ad e elevato ad x quadro mezzi più c, e togliamo il modulo in quanto l'esponenziale è positivo, e quindi e elevato a x quadro mezzi più c si può scrivere come elevato a x quadro mezzi per elevato a c, poniamo e a c uguale a k, e quindi y uguale a k per elevato a x quadro mezzi meno 1. Questo si chiama integrale generale, quindi la soluzione dell'equazione differenziale assegnata. A questo punto poniamo il problema di così che la funzione del punto 0 deve essere uguale a 2, sostituiamo 2 al posto della y, 0 al posto di x e ricaviamo il di k che deve essere uguale a 3. Quindi otteniamo l'integrale particolare che è tra le curve che eh, appunto appartengono alla famiglia dell'integrale generale soddisfa la condizione di passare per il punto di coordinate 0,2. La funzione è y uguale a 3 per elevato a x quadro mezzi meno 1. Fine della video lezione. Si mi da uno a consultare per ulteriore materiale di approfondimento il sito matepetrac.blogspot.it.